Dottor Angelo Marzorati. Sì, sono io, Luigi Barzini. È un grande onore conoscervi di persona. Ho letto diversi vostri articoli e devo dire che mi piace il modo in cui scrivete. Vi ringrazio. Il signor Cipriani? Il signor Cipriani dovrebbe raggiungerci a momenti. Bene, allora accomodiamoci. Volete darmi il cappello e soprabito? Certamente. Qui è dove hanno luogo le sperimentazioni con la signora Palladino. In questo momento si sta preparando, ci raggiungerà tra poco. Benvenuto. Grazie. Mio caro, ci vediamo fra poco. Dottor Lombroso? Sì? Il libro che mi ha chiesto. Grazie. Scusate il disturbo. Il dottor Cesare Lombroso? Sì, sono io. Voi dovete essere il signor Barzini, sbaglio? No, sono io, ma... Vi starete chiedendo come ho fatto? Beh, è abbastanza semplice. Inchiostro sulle dita. E inoltre, sotto la giacca nella tasca interna, dovreste avere il vostro taccuino. Si vede appena, ma è sufficiente. Vedo che siete un attento osservatore. Anche sapere che voi e il vostro collega sareste venuti qui mi è stato di grande aiuto, naturalmente. Se mi permettete, vorrei farvi un paio di domande. So che avete già presenziato a molte sedute con la medium. Beh, non solo io, in questa stanza siamo in molti ad aver sperimentato. Però ciò che mi incuriosiva di più era la vostra conversione. Sì, insomma, da scettico positivista a spiritista. Ma io sono ancora positivista. Il mio approccio è sempre stato scientifico. Dovete perdonarmi, non volevo certo offendervi. Quando ho visto con i miei occhi, non ho potuto far altro che credere. Tutto qui. C'è altro che potete dirmi? Ho ancora vivi i miei ricordi delle prime sedute con Eusapia. Sono quelle risalenti al 91. Mi sembra che fosse ieri. Avevamo messo nel gabinetto medianico un piatto di farina. Finita la seduta, lo trovammo capovolto. La farina era ancora al suo interno, ma era diventata gelatinosa. Si era trasformata in qualcos'altro. Non ho mai capito cosa fosse successo. E mi stupì quando vidi un grande armadio, distante 3 metri da quella donna, avvicinarsi a noi senza che nessuno lo toccasse. Come fosse un gran pachiderma. Ma la cosa che mi commosse e inquietò di più fu lo spettrale incontro con la mia cara madre. Non avevo mai visto né vissuto nulla del genere fino a quel giorno lì. Dovete credermi, Eusapia è un vero mistero. Ho notato che è già la seconda volta che la chiamate per nome. Beh, per me ormai è come una figlia. La conosco così da molti anni. A sentirvi parlare sembrate molto convinto. Lo vedrete, amico mio. Lo vedrete.
Mi raccomando, controlli le maniche e le pieghe del vestito. Sì, sì, non si preoccupi. E anche le tasche, naturalmente. Guardi se ne ha. E... l'interno della bocca. Mi perdoni, signora? Non ti preoccupare. Ormai ci sono abituata. Prego. Ho perquisito la signora dappertutto. Non tiene alcun imbroglio. Signora Eusapia Palladino, finalmente ci conosciamo. Ho sentito molto parlare di lei. Voi siete il dottor? No, io sono Luigi Barzini e sono qui per conto del Corriere della Sera. Ah, un giornalista. Dovete scusarla, non ama i giornalisti, né tantomeno la testata per cui lavorate. Ancora per la questione Torelli-Violier, immagino. Esattamente. Ah, mi raccomando, non dite mai quel nome davanti a lei. Quell'uomo le ha rovinato la vita. Ci farò attenzione. Bianche sono una mia idea. Servono a percepire eventuali movimenti delle tende al buio. Ah. Molto bene. Oggi io e il signor Brioschi rimarremo fuori dalla catena. Vorrei dire due parole prima di cominciare, soprattutto per i nuovi arrivati. Come ben sapete, la signora Eusapia Palladino è un medium. Si è resa gentilmente disponibile a essere analizzata dai membri della nostra società perché, come lei stessa dice, ci tiene a dimostrare che produce solo fenomeni autentici. Ora, qualche indicazione di servizio. Se indossate oggetti metallici, sarebbe consigliabile rimuoverli per la buona riuscita degli esperimenti. Chi porta lenti può tenerle. È vietato accendere durante la seduta zolfanelli o qualsiasi altro tipo di luce se non autorizzati. Non lasciate mai la mano della persona che vi siede a destra e a sinistra, sia per permettere un controllo più efficace, sia perché questo non gioverebbe al medium e all'esperimento. Questa sera abbiamo tra noi due inviati del Corriere della Sera, il signor Barzini, che immagino abbiate già conosciuto, e il signor Cipriani, che ci raggiungerà tra poco. Alla destra della medium, questa sera, siederà il dottor Cesare Lombroso. Il dottore non ha bisogno di presentazioni, anche perché conosce la signora Palladino da diversi anni. 15 per l'esattezza. E ha partecipato a molte sedute. Signori, da quest'uomo abbiamo soltanto da imparare. Alla sinistra del medium ci sarà il signor Barzini, al quale ho già spiegato tutto e ci garantisce un controllo sicuro. Credo sia tutto. Possiamo cominciare. Scusate, ho fatto tardi. Prego, entrate pure. Sì, esatto. Ora le afferri anche la mano. Mi perdoni, signora. E di cosa?
La signora Palladino ci tiene a dimostrare che non esiste alcun imbroglio in quello che fa. Anzi, è lei che richiede il controllo. E adesso cosa succede? Aspettiamo. Marchese, forse vi disturba la mia cicatrice. Oh, scusate, non volevo mettervi a disagio. No, non vi preoccupate, ormai ci sono abituato. Vi domanderete come me la sono fatta. Ebbene, diciamo che sono cose che possono capitare quando si effettuano esperimenti con forze ancora poco conosciute. Marchese d'Angronia, se mi permettete, il dottor Finzi è uno dei più grandi fisici esistenti al mondo. Un vero genio. Non lo metto in dubbio. D'altronde ogni uomo ha le proprie ferite di guerra. Onorevole, come vanno le cose in Parlamento? Oh, bene, bene. Se non fosse per certe donne, certe intellettuali, e pensare che vorrebbero anche votare. Il suffragio universale femminile. Che assurdità. Dove andremo a finire? Perché? Pensate forse che la donna sia inferiore all'uomo? Chi vi prepara la cena quando tornate a casa la sera? Chi vi fa la biancheria? Noi donne. Su, via, le donne al voto. Ci manca solo che arrivino in Parlamento. Lo statuto Albertino non si tocca. Da sciaboletta potremmo aspettarci di tutto, non credete? Io che Dio ce ne scampi. Forse sarebbe opportuno che lor signori non parlassero di politica in questo momento. La cosa maldispone la signora qui presente. Voi gentiluomini non avete mai patito la fame né le angherie dei più potenti. Cosa ne sapete voi? Signora Palladino, per favore. Dite a me che sono ignorante, ma i veri ignoranti non sono quelli che sbagliano i verbi o che non sanno far di conto. Sono quelli come voi. Signora Palladino, per cortesia, la prego. Non è questa la sede giusta per parlare di questi argomenti. Certo. Come volete. Attenti. Che c'è? Attenti. C'è qualcuno fra noi. Chi? Chi c'è tra noi? Uno spirito. Viene da molto lontano. Giornalista. Mi scusi, non volevo. Credo di averla urtata col piede. La signora soffre di podagra. Come state? State bene? Oh. Si comincia. Non interrompete il contatto, qualsiasi cosa accada. La catena non deve essere spezzata. State controllando? È sicuro. Signor Barzini, state controllando? Sì. Sì, controllo.
Lucilla, vada a pesare mio marito che è pronto. Sì, signora. Aspetta. Senti, Lucilla, tu trovi che io sia brutta? Io veramente... Tranquilla, puoi parlare liberamente. Io credo che voi siate molto bella. Non mentirmi. Non mi permetterai mai. Anzi, credo che molte dame vorrebbero essere bella quanto voi. Con permesso. No, non preoccuparti, vado io. Ma, signora... Avanti. Sono venuta solo a dirti che il pranzo è pronto. Perché sei venuta tu? Potevi mandare Lucilla a chiamarmi. Non dovresti fare sforzi. L'ho mandato a fare compere e sono venuta io. Quindi... Che cos'hai? Sei chiuso qua dentro da stamattina. Sono combattuto. Ieri sera ho visto l'impossibile. E oggi fatico ancora a crederci. Vedi, dire certe cose potrebbe essere rischioso. Rischioso? Sì. Un uomo stimato quale sono io... Potrebbe perdere anche la reputazione. Dicendo il vero. Tempo fa un uomo forte e coraggioso mi disse di seguire il cuore e di non pensare al resto. Mi disse che amare significa fidarsi e dire la verità. Lo ricordi? Quell'uomo eri tu. Se dirai la verità, di certo non perderai la reputazione, ma dimostrerai ancora una volta di essere un uomo coraggioso e sincero e di fare il tuo lavoro con amore e passione. E ti adoreranno. Già lo fanno. E questa è la dote di Luigi Barzini, metterci passione. Si vede, si legge nei tuoi scritti. Per cui non deludere i tuoi lettori. Sii ancora una volta l'uomo che vorresti essere. Sei un genio. Che cosa? Mantica Pesavento, sei un genio. Il mio pubblico si aspetta sì la verità. Ma raccontata da Barzini, nel suo stile disinvolto, orecchiabile, non troppo raffinato e abbordabile da chiunque. Scriverò la verità, ma lo farò a modo mio. Almeno, mal che vada, riuscirò a strappare un sorriso ai miei lettori. I credenti apprezzeranno e gli scettici sorrideranno. Ma io non crollerò. Te l'ho detto, sei un genio. Aspettami pure nella sala da pranzo, amore mio. Scrivo e appena ho finito arrivo. Tu inizia pure senza di me. Un viaggio nel mondo dei misteri spiritici. Ecco una spedizione allettevole per un redattore viaggiante. Io l'ho intrapresa e sono giunto alla prima tappa. Vi presento la mia guida, la signora Eusapia Palladino, di professione medium. Sono ospite della Società Milanese di Studi Psichici. Siamo in una sala piccola, rettangolare, dalle pareti dipinte di azzurro cupo, un color notte che induce al raccoglimento. Nel mezzo di una delle pareti minori vi è una finestra murata, intorno alla quale è costruito una specie di baldacchino chiuso sul davanti da una tenda di mussolina nera a strisce bianche divisa nel mezzo. È il cosiddetto gabinetto medianico, il luogo d'adunanza delle potenze misteriose. John! Are you here? Where are you? Could you tell us? Questo non può essere.
Mi corregga se sbaglio, dottor Finzi, ma tutto questo è contrario alle leggi della fisica. Lo può ben dire, Marchese. Lo può ben dire. Un giornalista che vuol farsi un'idea della questione non ha che da prender posto intorno alla tavola magica e seguire Eusapia attraverso i suoi esperimenti. Ecco perché mi sono ritrovato una bella sera al fianco di lei, in mezzo ad un conciliabolo di egregie persone, tenendoci tutti per mano, seduti attorno ad un tavolo di abete che si muoveva come se fosse un quadrupede d'una nuova specie. Così è cominciato il mio viaggio nel mondo dei misteri. John? John, ci sei? Sì, mio padre John è qui tra noi. Il vocabolario del mobile animato non è eccessivamente esteso. Un colpo vuol dire attenti, due no, tre sì, quattro conversate, cinque meno luce, sei più luce e sette basta. Avete sentito? Questi graffi provengono dal tavolo. John, sei tu? John King, sei tra noi? Sento dei colpi. Tre colpi. Ma lontani, molto lontani. Lo spirito richiede meno luce. Qualcosa mi sta toccando il braccio. Avverto la presenza di un corpo dietro la tenda. Si muove. È terrificante l'ignoto. Io mi sento impotente davanti a questo grande mistero. Barzini, controllo! Custodisco con cura mano e piede sinistro. E la parte destra? È sotto controllo. Grazie. Le sue mani sono sul tavolo. Non può essere lei. Avverto ancora la presenza di questo corpo dietro la tenda. Marchese, per favore. Va bene. Posso assicurarvi che non c'è nessuno dietro la tenda. Voglio vederci chiaro. Sì, è la sua mano, la destra. Non spezzate la catena. Stiamo per spegnere anche la luce rossa. Appena colpito sulla spalla sinistra. La mia sedia vuole sfuggirmi. Una mano da sotto il tavolo mi ha afferrato il polso. Qualcuno mi ha colpito la spalla destra. Vi posso assicurare che la mia mano non ha mai lasciato la mano del medium. Quindi chi c'è sotto il tavolo? La mia vista comincia ad abituarsi all'oscurità. Vi posso assicurare che non c'è nessuno sotto. E d'altronde chi mai potrebbe esserci se ci siamo qui intorno noi a circondare il tavolo? Tutto questo è privo di senso. Ecco, adesso la mano misteriosa ha mollato la presa. Controllo, Barzini! Controllo! Credo che il campanello di Ottone sia qui davanti a me. Ma quello è il mio cappotto.
Cosa ci fa lì il mio cappotto? Muovi solo quella parte di tenda. Vedete? Basta chiedere. Sentite anche voi questa corrente fredda? Sì. Guardate lì, la vedete? Controllo, Barzini. Tutto a posto, non può essere la mano della signora. Qualcuno mi ha baciato la guancia. Abbiamo sentito. Chi mi ha tolto la sedia? Non spezzate la catena, ho detto. Vada lei al controllo. Lei resterà qui con me. Troverà estremamente interessante. Ma senza alcun dubbio. Vedo una luce biancastra e diffusa. Vedo un braccio. C'è qualcuno lì dietro. Un momento, Barzini. Cosa vedete, signor Barzini? È vuoto qui. Non c'è nessuno. Per tutti i diavoli. L'avete vista anche voi, vero? Sì. Controllo. Controllo. Guardate. Vedete anche voi quello che vedo io? Le vedo. Sette colpi. Fine della seduta.
ore 23:57. Adesso è finita.